Sara scappava dai dispiaceri, anche legati a uno stress emotivo particolare che stava vivendo in quel periodo. È la voce di un'amica a rivelare lo stato d'animo di Greta Spreafico, 53 anni, cantante dalla voce rock, apparentemente grintosa, ma dall'animo impaurito. Una donna che tutti descrivono come allegra e solare, improvvisamente vittima di uno stato d'ansia costante, come prigioniera di una vita che non le somigliava più, di affetti che apparivano di giorno in giorno sempre più lontani. C'era stato un allontanamento con la famiglia di origine, c'erano delle situazioni un po' spiacevoli, c'erano delle disarmonie che a Greta arrecavano dispiacere. Questa conflittualità faceva male. La famiglia da cui si era allontanata e poi il suo compagno, Gabriele, a cui invia un ultimo messaggio d'amore prima di scomparire. Ma Gabriele è sposato, ha dei figli. Forse Greta immaginava un futuro insieme, un matrimonio, per poi invece comprendere che la sua stava diventando un'illusione. Greta per me piangeva ogni giorno, specialmente era una donna che stava soffrendo. E allora andare lontano, fuggire dai suoi fantasmi fino a Porto Tolle, col pretesto di vendere la casa ereditata dal nonno. L'ansia di trovare compagnia, quella paura della solitudine, tanto da affidarsi ad amicizie conosciute sui social. E l'ossessione che qualcuno la volesse uccidere, tanto da rivolgersi ad un investigatore privato, a cui manda questo vocale. Forse tutto quello che mi è accaduto è che io ho pensato che a qualcuno, voglio solo vivere. E mi creda, io sono terrorizzata a morte. E io non so se sono in grado di sopportare emotivamente questa cosa. Perché io ho paura, mi creda, io ho paura. E poi il buio, il cellulare staccato. L'auto che percorre le strade deserte nella notte. Quali fantasmi hanno imprigionato Greta? Chi potrebbe aver approfittato di quel suo cuore in pena? Allora, avete sentito, 2 mesi prima di sparire, Greta ha paura e si rivolge a un investigatore privato che è in diretta con noi. Buonasera, Ezio Denti. Allora, grazie di essere qui con noi in diretta. Le voglio subito chiedere di chi ha paura Greta, perché si rivolge a lei, chi la stava intimorendo in quel momento? Ma allora, Greta si rivolge a me il 3 di giugno, diciamo in modo anche assillante, perché chiaramente mi chiede di fare dei controlli su delle persone che ovviamente non voglio menzionare, certo, perché riteneva che queste persone potessero fargli del male. Era una storia un po' strana, un po' particolare, infatti io passai subito nel decidere di deviare questo tipo di accertamenti in quelli che potevano essere invece investigazioni in ambito aziendali, perché sappiamo che Greta aveva avuto dei problemi durante la propria attività lavorativa, aveva inalato, diceva lei, del ferro che l'aveva resa in una condizione poco piacevole, e per cui sarebbe stata la scelta migliore quella di indagare sull'azienda se aveva avuto già pregressi con altri dipendenti o meno. Lei invece, ferma nelle sue decisioni, decideva di proseguire con l'indagine che poi noi abbiamo fatto, ma che non ha portato a nulla, ecco. Quindi dobbiamo escludere a priori che possano esserci persone che potessero minacciarla o altro. Ora cosa accade però? Dopo la sparizione, la famiglia di Greta si rivolge ancora una volta a lei, Denti, per un'indagine parallela, per scoprire cosa sia accaduto, dove sia finita. Che cosa sta emergendo rispetto a quello che stiamo raccontando? Qual è la sua idea? È un allontanamento volontario o davvero è accaduto qualcosa a Greta? No, io non credo nell'allontanamento volontario, lo speriamo tutti, ma abbiamo 2 ipotesi che secondo me sono quelle più ferme, ovvero quella del suicidio, e quindi opterei anche per indagare in un'eventuale istigazione al suicidio, perché potrebbero esserci elementi che possono portare a ciò, oppure all'omicidio, che comunque ha 2 strade, quindi un omicidio dovuto, quindi casuale, potrebbe aver incontrato dei balordi durante le sue serate, qualche compagnia. Ma è vero di malo modo, che, le posso chiedere, è vero questa ipotesi che lei avesse questo portafogli con tanti soldi, migliaia di euro, da un certo punto dice al suo amico giardiniere vai a pagare tu il conto, e lui racconta di tutti questi soldi, potrebbe essere anche quello, diciamo, un obiettivo, il denaro che l'aveva con sé, il presunto anticipo della vendita della casa del nonno?
Allora, è uno dei moventi, quello dei soldi, sicuramente. Allora, tanti soldi dovuti dall'acquisto, dall'acconto della casa? No, perché Greta aveva avuto l'acconto di questo immobile molto, molto tempo prima, quindi non possono essere soldi dovuti dall'acconto. Erano soldi che presumibilmente aveva facendo dei bancomat, ad esempio si parla di banconote da 50 euro, classico nei bancomat, e ci risulta anche che avesse fatto un bancomat, forse prima di partire, di circa 800 euro. Quindi è appetitoso vedere un portafoglio pieno di denaro. Il giardiniere dichiara di aver visti questi soldi nel portafoglio, ma mi sembrava anche di aver sentito che ha dichiarato che erano circa 2.000 euro, quindi devo presupporre che ha sfilato i soldi, li ha contati e poi li ha rimessi nel portafoglio, perché altrimenti è impossibile definire l'importo. Chiaramente questi soldi in un posto del genere, con frequentazioni particolari e altro, possono aver invitato anche qualcuno a far del male a Greta per approfittarne, ma che avesse con sé 10.000 euro di acconto della casa, le posso garantire di no, perché questa operazione era avvenuta molto tempo, sì, effettivamente nel portafoglio, certo, neanche ci starebbero 10.000 euro, insomma. Quindi ecco, mi pare di poter sintetizzare che anche lei propende sul fatto che lì dove bisogna ancora indagare sono proprio sugli ultimi contatti che Greta ha avuto, ed è questa l'ipotesi che convince anche le amiche di Greta che vogliono la verità. Grazie Ezio Denti, il documento è di Filomena Leone. Questa è la stanza dove Greta ha dormito nei giorni prima della scomparsa. Lei è un amico di Greta e l'ha vista la sera prima della scomparsa. Certo, l'ho vista in un bar vicino a casa mia, che era lì un po', era stravolta. Difatti gli ho detto: oh, Greta, ma perché non mi rispondi più il telefono? E dice: ma ho perso il telefono. Poi dice: lasciami stare, dice, stasera è una brutta sera. Ho detto: va bene, ci sentiamo. L'ho vista provata e preoccupata. L'ho vista cambiata negli ultimi 2 anni, è cambiata tantissimo. La vedevo un po' persa perché non aveva nessun punto di riferimento. È sparita, ma non è una persona da suicidarsi, perché è una persona solare, piena di vita. Mi sembrava impossibile che lei potesse vendere la casa dove è cresciuta, diciamo, dove era legata. Che voleva vendere, però non voleva vendere. Paola, secondo lei Greta non si è allontanata volontariamente? No, per me no. Per me no, anche perché per rispetto delle amiche e degli amici, voglio pensarlo anche nei miei confronti, non credo. Le ultime ore le avrebbe trascorse con Andrea Tosi. Andrea Tosi mi ha fermata, che stavo facendo la spesa, che mi ha detto che Greta, di stare tranquilla, che Greta era in America e la macchina era a Mesola. Infatti è andato anche mio marito a vedere se trovava la macchina, non c'era. C'è un qualcosa che non mi quadra, non solo a me, a tutti. Si contraddice? Ma molto, molto, molto. Secondo lei sa qualcosa in più di quello che dice? Esattamente. Io voglio che dica la verità.